cose, io qualcosa lo devo vedere. Certo, è importante che non invento le cose. Fino a quando non le mettiamo, sono utili. Allora, per quanto riguarda tutta la parte che vi stavo dicendo, io adesso vi faccio, ho fatto una spiegazione molto semplice, almeno sembrava per me più semplice, cioè, questo è il difetto poi nostro di docente, insomma, pensiamo sempre che gli altri non capiscono, però è un difetto nostro. Allora, parliamo del codice della strada, perché è quello che riguardava noi, vedete, il problema nostro sì, lo sai, il codice della strada. Allora, andiamo sempre sul programmato, che poi, quello che risulta nel programmato, io qui ho fatto un discorso che non corrisponde ai veri numeri, nel senso, ripeto, l'ho fatto per spiegare più chiaramente la cosa, va bene? Allora, sanzioni, codice della strada, 1 milione di euro, fondo, crediti, dubbi, esigibilità, 400 mila euro, scusate, agio di riscossione, 100 mila, il totale sono 500. Allora, vi vorrei chiedere, la cifra dei 500 che resta, voi lo sapete come si spende? Io ammetto la mia ignoranza, perché io ho il coraggio di dirlo. Io non lo sapevo come funzionava. Oggi lo so, cioè lo so da 35 anni. Come funziona? Funziona che si fa al 50%. Perché? Sindaco, dimmi se c'ho ragione, il 50% va sulle spese vincolate, il 50% va sulle spese, sulla parte, sulle spese correnti. Allora, le spese correnti, cioè il vincolato sarebbe quello della 208, segnaletica, strade, tutte queste cose qua che l'assessore dovrebbe conoscere bene, l'altro 50% è quello che tu in realtà c'hai lì, che è collegato al vincolato, ma ce l'hai lì virtuale, quello che dicevo prima, cioè non sai se puoi incassare, quindi non sai se puoi spendere. Andiamo alla scheda numero 2. Codice della strada, sanzioni, facciamo 1 milione sempre, fondo, crediti, meno 200, questo è quello che voi avete scritto nel vostro, diciamo, che sono sempre ruolo da Dio. Nel programmare, da programmare, quindi, già è diverso da quello che c'è nel programmato. Allora, le sanzioni, partiamo dalle sanzioni, 1 milione di euro, e lo so, quasi tutta la lezione. Grazie. Il fondo crediti meno 200, l'aggio di riscossione meno 100, il totale 700. Quindi lo si divide sempre dal 50% come vi avevo detto prima, cioè 3,50 e 3,50. Che cosa avviene invece in bilancio? Ed è questa l'anomalia di cui vi dovete preoccupare. Consiglieri Lardi, faccio come a scuola, è questa la cosa di cui vi dovete preoccupare, perché nella scheda 3 avete fatto il bilancio, che cosa avete scritto? 1 milione di euro per le sanzioni, il fondo crediti meno 200, l'aggio di riscossione meno 100, totale 700. Se io prima vi ho detto che deve essere 50 e 50, com'è che in bilancio ci ritroviamo praticamente 2,50 e 4,50? Non è più diviso al 50 e 50%. E perché non è diviso più al 50 e 50%? Perché voi avete messo nella spesa libera, ovvero dove praticamente si possono spendere i soldi, una quota superiore per spenderli, e li state già spendendo di fatto. Ed è là che ci sta il falso, perché voi non avete rispettato il 50%. Avete fatto praticamente una parte sfalsata, e questo dirigente non me lo può negare perché è scritto agli atti. E allora andiamo un attimo nella scheda finale. Sì, dove io vi dico che state spendendo 450 mila euro di fondi che non potete spendere, perché poi il dirigente che ha detto che questo bilancio va bene oltre dei soldi, mi do
perché quello che hanno contestato a me, Carlo Fabio Esposito, è che tu dici non è giustificativo il fatto che io non abbia speso, è proprio questo, che io non avevo scritto 50% e 50%, ma ho l'attenuante oggi per difendermi di dire io però non li ho spesi. Tu questo già non lo puoi dire più, perché già hai speso 4 mesi. Io ho scritto a me. Guardate, posso dire una cosa? Che uno ci rida sopra, a me non può fare che piacere. Veramente non mi può fare che piacere, ma soprattutto il Borsino che fino a 4 giorni fa dicevi che non votavo il bilancio, quindi figurati, evidentemente ti sei convinto che fa bene. Ma ripeto, il problema Luisa Marro già ce l'ha. Quindi figurati, al di là dell'opposizione, se io posso mai votare questo bilancio ora, ma non l'avrei votato lo stesso. Però, consentitemi, ma sai che ti dico, ma proprio perché avete numeri, perché, ripeto, voi numeri ce l'avete, politicamente non ce l'avete perché mancano 3 consiglieri, ma i numeri per votare il bilancio, voi ce li avete. E lo dovete votare anche convintamente. Io però, che faccio l'opposizione, se qualcuno a me l'avesse detto allora, magari stando là, io lo so come funziona, forse avrei alzato nemmeno che poi faccio la stessa, però i miei consiglieri avrebbero comunque votato. Però perlomeno, cioè uno vota già con 4 anni fa, vedete se è giusto o meno. Poi, ragazzi, per me è chiusa qua, cioè mica io mi auguro del male, io l'ho detto in premessa, perché se mi volessi augurare. Assessore Sposito, volta sinistra. Se mi volessi fare del male, se mi volessi fare del male, se mi volessi, allora, se mi volessi fare del male, caro assessore Sposito, non io avrei. No, non ti voglio dire. Detto che non stiamo scrivendo noi 5, noi non lo faremo mai, è chiaro, sta scrivendo chi, qualcun altro che tra l'altro mi ha avuto sostenuto che sta scrivendo lui, ma quello che io vorrei capire, perché io questo devo capire oggi, da consigliere di opposizione, il dirigente, in questo, ma perché non mi dà una risposta? E non mi venite a dire, e non mi venite, fate che la dovrebbe dare pure l'assessore, ma lasciamo stare, che poi dopo c'è uno delle domande che è capito. Cioè non c'è mai stato un dirigente o un assessore al bilancio che ci ha dato una decisione, perché alla fine o interviene il sindaco per un fatto politico, ma per carità anche quello ci sta, però se in questo preciso momento un consigliere chiede perché, io devo che proprio cioè il dirigente non si capisce proprio, ed è questo che è grave. Grazie per rispondere bene per i suoi consigli, consigliere Marco.